Buongiorno, 7 maggio, venerdì, lasciate stare la fuffa delle notizie che arrivano, le navi da guerra francesi e inglesi che si sono confrontate a distanza, abbiamo rischiato un conflitto, non abbiamo rischiato niente, non vi preoccupate, no. Tutta ammuina, si sgonfia tutto. Va bene, non conoscete Piero Trellini? Non conoscete Piero Trellini, peggio per voi. Non conoscete la partita, non i mondiali dell'82, una partita di quel mondiale, Italia-Brasile, il romanzo, non lo conoscete, peggio per voi. Danteide di Piero Trellini, non la conoscete, peggio per voi. Mi verrebbe da chiuderla qui, se volete, dovete leggere prima l'uno e poi l'altro, o al contrario, se preferite. Io di solito, quando non conosco un autore, un po' mi faccio, come dire, mi baso sui suggerimenti altrui, amici che mi dicono leggi quel libro, oppure essendo uno che ama ancora andare nelle librerie fisicamente, perché proprio mi è sempre piaciuto fin da bambino la libreria, l'odore della carta, dei libri, le copertine, come sono disposti, no? Sono un feticista proprio del manufatto, e quindi scelgo poi andando di persona. Quindi di solito poi si legge d'estate, magari potete farlo anche durante il resto dell'anno, sarebbe, come dire, cosa buona e giusta. Però partiamo dall'ultimo, perché quest'anno è la ricorrenza di Dante, c'è stato già il Dante D, anche se poi in realtà Dante è morto a settembre per quanto riguarda il finale 21. Piero Trellini, Danteide, che è in collegamento con noi, eccolo qua. Eccoci, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Non ho fatto l'elenco Trellini di tutti i premi vinti con questo libro che ha praticamente 600 pagine, pagina più pagina, 600 pagine dedicate a un evento, una partita di calcio, ricostruita nel prima, durante e dopo in maniera minuziosa, con tantissimi aneddoti, tantissimi, cioè, riempire 600 pagine parlando di una partita che è durata 90 minuti, no? Vuol dire mettere. Da dove nasce? Allora facciamo così, andiamo con ordine cronologico temporale. Da dove nasce, caro Trellini, questa capacità e passione di fissarsi su un singolo argomento, un singolo evento? Nel caso di Dante, su un singolo personaggio, anticipo, Danteide è una sorta di spin-off, chiamiamola così. Lo spin-off, lo sapete, è quello per cui c'è una serie televisiva, poi a un certo punto la serie ha talmente successo, quindi la Divina Commedia, che uno si dice, sì, ma cos'è successo prima e dopo, o durante? Cioè, Dante, che mondo, in che mondo viveva? Cosa vedevano gli occhi? Ma ci arriviamo. Da dove nasce questa passione quasi da archivista e documentarista, Trellini? Ma ce l'ho da sempre. Io mi sono laureato su un film e la mia tesi di laurea è stata di 600 pagine. Quindi le 600 pagine sono diventate poi uno standard per me, il monoargomento e il numero delle pagine. E che film era quello della tesi? Era l'anno scorso a Marine Bad. Ah, però. Che è considerato uno dei film più noiosi della storia del cinema, comunque uno dei più complicati. E quindi mi è divertito, insomma, cercare di capire perché era così complicato e quali potessero essere le soluzioni, e quindi 600 pagine per dimostrare poi di non averlo capito, però comunque insomma è una mia caratteristica innata, è il desiderio di pormi in continuazione delle domande. Io penso che comunque in generale il giornalista, lo scrittore, la domanda che si fa più spesso è perché. Ed è un po' una domanda da bambino, e perché il perché presuppone poi una risposta, e quella risposta può avere a sua volta, può suscitare un perché, e una carrellata di perché ti portano poi spesso molto lontano, non nemmeno alle cause di quell'evento, ma alle origini. E la partita è una storia che parte in maniera arbitraria, per carità, insomma, soggettiva, e cerca di trovare un inizio dei vari elementi. Io, diciamo, per fare un libro del genere, siccome avevo accumulato, quella è una partita che ho visto in adolescenza,
età delicata in cui le cose, insomma, se ti colpiscono poi ti rimangono dentro un po' per il resto della vita, ho cominciato ad accumulare materiali di ogni genere. Quando ho avuto una mole gigantesca di giornali, libri, ma anche di cimeli, insomma, che riguardavano quella partita, perché comunque ho un rapporto anch'io con le cose tattile, cioè il cartellino giallo di Klein di quella partita, il fischietto appunto dell'arbitro, insomma, tutta una serie di documentazioni che la riguardavano. Quando ho dovuto organizzarle, ho utilizzato diciamo le due coordinate basiche, lo spazio e il tempo. Lo spazio mi ha indicato tutto quello che potevo esaminare di quel singolo evento, e quindi giocatori, uomini che stanno in tribuna, cameraman, ma anche elementi inanimati come poteva essere l'erba, i cartelloni pubblicitari, quindi perché ci sono quei cartelloni pubblicitari, da dove vengono, chi c'è dietro. E questo poi attraverso il tempo mi ha fatto capire fino a quanto potevo andare all'indietro per trovare l'origine di ciascun elemento. E questa è stata, diciamo, l'organizzazione che c'è stata dietro. In quanti anni? Diciamo, è un libro che ha accompagnato gran parte della mia vita, ma spesso in maniera... Sì, voglio dire, però ci sarà stato un momento in cui... Sì, benissimo. Tu hai visto la partita in TV come l'ho vista io, no? Sì. Tutti noi ricordiamo, era una storia già scritta quella partita, perché sì, l'Italia avrebbe dovuto perdere contro il Brasile, anche se arrivavamo dalla vittoria con l'Argentina, anche quella una vittoria che sulla carta non ci doveva essere, ma col sì, Brasile eravamo morti ancora prima di entrare in campo, e poi invece Paolo Rossi, Pablito, il Pibe de Oro, ci ha regalato una vittoria che ha fatto piangere il Brasile. Quando è morto Paolo Rossi pochi mesi fa, abbiamo rievocato l'uomo che fece piangere il Brasile. Dico, 600 pagine, ti sarai messo davanti al computer e avrai cominciato, no, superando il blocco della prima riga della pagina bianca. Poi quanto ci hai messo a scriverlo? Ma qualche anno, diciamo che sono qualche anno. Ce l'ho avuto sotto mano per un decennio, ma in maniera molto discontinua. Poi è stata una storia che ho raccontato in mille modi differenti. Io sono partito inizialmente dall'incontro, perché l'incontro è strutturato in una maniera drammaturgica. Cioè, se avessimo vinto 3-0, probabilmente non sarebbe stata così epica come poi è diventata. È stata proprio l'altalena di emozioni che ha caratterizzato quella partita, perché, come ricordiamo, al Brasile bastava il pareggio, noi avevamo la necessità di vincere, e l'alternanza dei gol e il minutaggio dei gol, al quinto, al dodicesimo, al venticinquesimo, al sessantottesimo, al settantaquattresimo, fa capire che quella partita è una sceneggiatura, è a seconda le dinamiche dell'evento iniziale, scatenante, delle complicazioni, della crisi, del climax e della risoluzione finale che si sbroglia con la parata di Zoff al 90°. Quindi è una partita perfetta dal punto di vista della narratività. Però poi quando l'ho scritta mi sono accorto che comunque non aveva molto senso, perché comunque bastava già la partita, e piano piano ho allargato il campo, appunto ho cominciato a chiedermi, a farmi delle domande e a girargli attorno, e mi sono accorto poi che, al di là della visione un po' manicheista, dicotomica dei buoni contro i cattivi, dei favoriti contro l'Italietta, c'era in realtà molto, molto da dire. C'erano dei personaggi che avevano una caratura eccezionale, non solo tra i giocatori, ma anche intorno. L'uomo che stava a capo di quel mondiale, Saporta, era un personaggio che aveva avuto un passato incredibile, una storia di uomo tormentato, un uomo che nascondeva la sua origine, che ometteva la sua data, il suo luogo di nascita per il passato che aveva avuto. C'era il presidente della FIFA, che era un uomo che aveva mille scandali dietro le spalle, mille compromessi. C'era appunto Dassler, che era l'eminenza grigia di quel mondiale, che
Forse non tutti tengono in considerazione, ma è l'uomo che ha inventato il 5 luglio, cioè quel giorno non doveva esserci, non doveva esserci una partita quel giorno perché il calendario era strutturato in un altro modo. Io scartabellando in tutti i passaggi delle riunioni del comitato organizzatore che teneva appunto un diario dei verbali, mi sono accorto appunto che il calendario era fatto in tutt'altra maniera. Poi a un certo punto Dassler ha detto: qua non va bene perché ci perdiamo gli sponsor, non possiamo sovrapporre le partite, e le spalma, e quello è un gesto che cambia la storia del calcio, perché da quel momento in poi le partite saranno sempre spalmate, e quindi il 5 luglio, che doveva essere un giorno di riposo, diventa un giorno in cui appunto si gioca una partita, e quella partita è Italia-Brasile. Oh, chiudiamo con solo una notazione, appunto il Brasile, al Brasile bastava pareggiare, per cui quando Falcao segna, no, il pareggio, lì abbiamo detto ormai non ce n'è più, invece per fortuna così non è stato. Rilevo solo che ai mondiali gli italiani, la squadra italiana, gli azzurri, hanno avuto problemi e grattacapi con squadre straniere, prendendo gol da giocatori stranieri, cioè delle altre nazionali, che giocavano in Italia. Falcao brasiliano, ma giocava in Italia, e Italia-Germania 4-3 del 1970, eravamo 1-0 fino al 90esimo, quindi passavamo noi, ma Schnellinger, terzino tedesco che giocava nel Milan, pareggiò e si riaprì, no, i famosi mitici, come quelli tempi supplementari. Quindi al mondiale ragione successivo è Platini che ci butta fuori. Lo so, esatto, quindi ha ragione Salvini, prima gli italiani, lasciamo perdere... Lasciamo perdere Italia-Brasile, la stessa cosa che ha fatto con quel singolo evento di 90 minuti, lo ha fatto, pensate un po', sulla vita di Dante, cioè, dato che su Dante i biografi si sono già sbizzarriti a ricostruire la vita di Dante, sulla Divina Commedia, come dire, i libri ci sono, no, a piovere, mancava un anello di congiunzione, lo spin-off, cioè... Mentre Dante immaginava, scriveva la Divina Commedia, che mondo e che cosa succedeva? Qual è il mondo visto attraverso gli occhi di Dante, poi riportato a quello che lui scrive nella Divina Commedia? Come capite, una bazzecola. Quanto ci ha messo a scrivere questo invece? Ma più o meno 3 anni. Tre anni di studio matto e disperatissimo, perché comunque a Dante ci si avvicina con molta prudenza e anche però con un po' d'audacia, perché le due cose devono andare di pari passo per poter cercare di fare qualcosa di fondato e al tempo stesso, non dico di nuovo, ma comunque di poco battuto. E come recita un Clem di tanti anni fa, la potenza è nulla senza controllo. E ed è una frase che forse non tutti sanno, che anche Dante ha detto nella Divina Commedia, quando dice appunto che l'ingegno deve essere comunque governato dalla virtù, altrimenti poi si sbrodola. E quindi io, diciamo, sono partito da una considerazione abbastanza elementare, cioè che comunque non aveva molto senso affrontare la Divina Commedia, perché quella è una materia che è stata affrontata una miriade di volte da dantisti, da studiosi e professori che comunque dedicano la vita intera a un argomento del genere, e quindi non aveva molto senso ricalcare quello che avevano già fatto. Al tempo stesso la vita di Dante è molto lacunosa. Su Dante si scrivono tante biografie, ma in realtà sappiamo molto poco. Abbiamo una decina di documenti di tipo economico, abbiamo quello che lui stesso ci svela, disseminando indizi nelle sue stesse opere, però appunto sono opere di finzione, e lui è una persona che comunque ha un egocentrismo abbastanza sviluppato, quindi sono cose da prendere un po' con le pinze. E poi le prime biografie cominciano da Boccaccio in poi, quindi dal punto di vista generazionale in una fase successiva, e non abbiamo quindi fonti dirette. Lui stesso non racconta nulla della sua famiglia, non c'è rimasto nulla dei suoi scritti autografi, non conosciamo la calligrafia di Dante. Però ecco, il presupposto elementare dal quale sono partito è che comunque Dante, sappiamo quando è nato, sappiamo quando è morto, quindi sappiamo qual è stato l'arco di vita che
che ha vissuto. E all'interno di questa coordinata spazio-temporale hanno coabitato insieme a lui tutta una serie di figure che sarebbero poi confluite nella commedia. E qui infatti Dante avrebbe raccolto tutto quello che aveva visto, che aveva sentito, che aveva letto di quelle figure, sulle quali invece abbiamo moltissimo materiale, ci sono cronache, ci sono documenti, quindi questo fatto che Dante fosse le vite altrui, le vite degli altri, che fosse impregnato delle vite degli altri, e che su questi altri ci fossero documenti, mi ha permesso di spostare l'asse di osservazione e quindi di estrapolare quelle figure dalla commedia, reinserirle nel loro mondo e puntare gli occhi, anziché su Dante, su di loro, attraverso gli occhi di Dante. Quindi, in qualche modo, anche qui sempre in maniera, diciamo, arbitraria e soggettiva, è un tentativo di intraprendere un viaggio nel cervello di Dante per capire tutto quello che lui ha accumulato nella sua vita prima di arrivare alla stesura della commedia. Allora, diciamo così, il modus operandi di Piero Trellini dovrebbe esservi chiaro. Lui prende un oggetto di interesse, abbiamo parlato della partita, no? Italia-Brasile 3-2, e in maniera maniacale ricostruisce l'evento e il contesto. Ho dimenticato di dire quanti premi ha vinto con la partita. Una sequenza, giustamente, perché oltre a avere l'approccio dello storico, cioè di uno che si va a vedere le carte, ricostruisce i documenti, se li legge, incrocia, fa i link, ha una scrittura godibilissima, fluida. Volevo dirlo magari, dire, madonna, ma due mattoni, 600 pagine uno, 600 pagine l'altro, uno su un singolo evento, l'altro su A testa di Dante, mamma mia. No, ragazzi, ci entrate dentro e come succede quando la scrittura ti intriga, ti tira dentro, no? Quello che si fa in libreria, uno apre la prima, io almeno il mio metodo, apro la prima pagina, se la prima pagina che leggo mi incuriosisce, mi tira dentro per l'argomento, per il modo di scrivere, il libro è acquistato, me lo porto a casa, me ne frego delle recensioni positive o negative, il metro purtroppo in maniera presuntuosa sono sempre io, per cui fidatevi. Devo dire che Antonio Dorrico, critico letterario, scrittore a sua volta, ha dedicato sul Corriere della Sera, sull'inserto La Lettura, una bellissima recensione al libro Danteide, dicendo un libro unico e formidabile in cui tra l'altro entrano, leggo proprio dal... No? Nella Danteide è finito di tutto, La 24 ore di Vincent Vega, ve lo ricordate, Pulp Fiction, era John Travolta, Il tappeto di Drugo Le Boschi, La slitta di Citizen Kane, Il diamante di Rose del Titanic, La busta di Marion Crane di Psycho, Wim Wenders, Gli Squallor, George Lucas, Rino Gaetano, Il McGuffin Ciocchiano, Bob Dylan, Spielberg, Frankenstein, Il Graal, Il Rat Pack, Frank Sinatra e compagnia, Lewis Carroll, Very Clan pubblicitario, L'acido prussico, I principi elementari di defecazione medievale. Ripeto, una pazienza certosina e una fluidità di scrittura, per cui mi sto chiedendo, visto che siamo purtroppo già in conclusione, dopo due libri così piacevoli ma strutturalmente complessi, non c'è due senza tre, a cosa sta lavorando Piero Trellini? Allora, a tre libri, diciamo uno è già stato consegnato e come lunghezza raccoglie i due precedenti, al momento è 1200 pagine, poi bisogna vedere come sarà trattato, insomma, perché anche la partita era 1200 pagine ed è stato tagliato nelle settimane precedenti. Ed è un caso giudiziario di fine 800, famoso. Posso forse immaginare anche francese tipo che coinvolge un signore che scrisse J'accuse, esatto. Non ci siamo parlati prima io e Trellini, quindi non andavo, vado a naso. Tra l'altro è uscito un bellissimo film su quella vicenda, non dico altro. Gli altri due, con un flash, Trellini? Gli altri due, uno riprende la partita, perché sarà il quarantennale l'anno prossimo, e l'altro è un moro.
Un Moro, Tommaso Moro o Aldo Moro? Aldo Moro. Aldo Moro. Non diciamo niente, mi fa piacere avere avuto queste anticipazioni, pregusto il momento in cui mi gusterò la prossima opera, il prossimo manufatto di Piero Trellini. Mai fui tanto contento di promuovere due libri insieme, perché come dire, le parole nascono dalle parole, come mi insegnava mio papà, che mi ha sempre assecondato il piacere della lettura. Leggete in questo ordine cronologico, se volete, prima La Partita, se siete appassionati di calcio, e poi Dante o al contrario, però fatelo e vi posso assicurare, non ve ne pentirete. Se ve ne pentirete, vi verrà rimborsato il prezzo del libro da Trellini, ovviamente, da Trellini. Non da me che... Grazie Trellini e complimenti, grazie, grazie molte, Antonello, buon, grazie. Buon lavoro con le sue opere, prossime opere. Noi ci rivediamo lunedì con Marco Cappato, attivista politico. Adesso restituisco la linea a Milano, buon weekend a tutti, arrivederci.